ONG in radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Qui Agropoli Generation. Ben ritrovati amici radioascoltatori di ANG in Radio Agropoli Generation. Ospite questa sera Lucio Alfieri. Con lui parleremo di economia territoriale nello specifico. Buonasera Presidente, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi per l'invito. Ecco, adesso iniziamo con una semplice descrizione di quello che fa nella vita e poi con i miei carissimi colleghi che sono qui con me questa sera la bombarderemo di domande, siamo carichissimi. Bene, Lucio Alfieri, presidente della BCC Buccino Comuni Cilentani e consigliere nazionale di Icrea Banca, l'istituto centrale del credito cooperativo, ovvero capogruppo del gruppo bancario cooperativa Icrea. Bene, entriamo subito nel vivo della puntata e partiamo immediatamente con le domande. L'avviso che saranno tantissime. Edoardo, prego. Buonasera, volevo chiederle che tipo di opportunità offre la vostra banca per i giovani che vogliono intraprendere una carriera imprenditoriale. Sì, la nostra intanto è una banca locale, quindi come tutte le banche locali ha la possibilità di avere un confronto con i giovani, con gli imprenditori, ma con i clienti in genere, in cui rispetto agli altri istituti di credito c'è la possibilità di avere dei colloqui molto più tranquilli da questo punto di vista. È logico che chi si affaccia un po' al mondo imprenditoriale ha la necessità innanzitutto di sviluppare delle idee che siano delle buone idee imprenditoriali e una volta diciamo che è sicuro di questo progetto bisogna capire dal punto di vista finanziario come poter accedere diciamo, a prestiti, a fondi o qual è dal punto di vista finanziario la migliore operazione che può fare anche per avere degli equilibri da subito, no? Nella sua struttura imprenditoriale. Sicuramente con le start-up, quindi le nuove iniziative imprenditoriali soprattutto dei giovani, c'è la possibilità di accedere al microcredito. Come si accede al microcredito? In forma molto più semplice, con l'accesso anche alla possibilità di avere la garanzia di medio credito centrale. Cioè medio credito centrale è una garanzia pubblica che permette anche a chi ha minori garanzie di poter avere questo tipo di garanzia da parte dello Stato all'80% dei fondi, quindi fino all'importo di 25.000 euro è abbastanza semplice, oltre si può arrivare anche a 50.000 euro in determinate caratteristiche. Quindi tanto per essere chiari, cioè si può venire in banca con un'idea imprenditoriale, con un business planning in cui uno ci fa capire che cosa vuole fare con i propri documenti reddituali, eppure essendo una nuova iniziativa, quindi una startup, c'è la possibilità che invece di chiedere delle garanzie personali o delle garanzie ipotecarie si può accedere a questo fondo, quindi si chiedono per esempio 25.000 euro e di questi 25.000 euro circa 20 vengono garantiti dallo Stato, quindi è abbastanza semplice anche per la banca, si possono diciamo, sviluppare queste iniziative con maggiore celerità. Però la cosa importante, io dico a tutti quanti, soprattutto i giovani, più che andare a ricercare quali sono i finanziamenti, soprattutto i fondi perduti e quali sono le iniziative, bisogna avere un'idea imprenditoriale che prescinde dai fondi e dall'agevolazione, perché spesso diciamo si fa un po' l'errore di capire quali sono i fondi che vengono messi a disposizione dall'amministrazione pubblica, che però spesso però non sono proprio non c'è la possibilità di azionare delle attività imprenditoriali che siano
un po' coerenti con il nostro territorio o anche con la predisposizione dell'imprenditore stesso. Quindi, più che verificare quali sono i fondi perduti, bisogna avere una buona idea e sviluppare quelli che sono un poco il core business del nostro territorio, quindi agricoltura, trasformazione dei prodotti agricoli, turismo. Io penso che sia soprattutto questa la vocazione. C'è anche molto nella sostenibilità, in tutto ciò che è bio, in cui è green, quindi verde. Cioè, ci sono delle iniziative anche di carattere di innovazione tecnologico, ma questo deve diciamo essere soprattutto l'idea imprenditoriale che deve poter far accedere poi al prestito e non il contrario. Bene, bene, quindi verso la valorizzazione del territorio anche le banche sostengono questo? Assolutamente sì, noi siamo una banca di territorio e quindi il nostro è soprattutto l'intento di far crescere le nostre comunità. E per far crescere le nostre comunità c'è la necessità che si sviluppino delle nuove iniziative imprenditoriali, che i giovani, soprattutto le menti migliori, rimangano sul territorio, investano. È un circolo virtuoso che dobbiamo mettere in moto tutti quanti, però è logico che il nostro territorio ha una vocazione, che è soprattutto quella turistica, quella paesaggistica, ambientale, quella dei prodotti di eccellenza. Noi dobbiamo trovare, però queste sono un po' delle cartoline che spesso, no, tutti quanti noi abbiamo la possibilità di poter vantare. Però l'imprenditoria è qualcosa che poi prescinde. Queste sono delle potenzialità, delle caratteristiche. Per poter essere un buon imprenditore c'è bisogno anche di altro, c'è bisogno di organizzazione, di impegno, di tante caratteristiche. La banca può essere un partner per sostenere, per confrontarsi pure con i ragazzi e con i giovani che, venendo in banca, non hanno un semplice sì o no a una richiesta, ma è un colloquio che noi facciamo, in cui vi diamo dei consigli, in cui correggiamo se c'è la possibilità di correggere quella che è l'idea imprenditoriale. Cioè la parte finanziaria è solo una delle parti dell'imprenditoria, ma c'è la produzione, c'è l'idea, c'è l'organizzazione, cioè sono tanti gli aspetti. Noi vi diamo una mano per tutti coloro che vogliono investire sul territorio con quello che abbiamo detto prima, quindi prodotti di startup e con le forme normali. Bene, andiamo avanti con le domande. Daniele, tocca a te. Sì, buonasera Lucio. Ciao. Volevo chiedere un approfondimento sulle politiche finanziarie green, diciamo così. Sì, diciamo che ci sono una serie di prodotti all'interno della banca e oggi sicuramente avrete pure sentito parlare, no, degli eco bonus. C'è, cioè, tutta una serie di attività che sono state predisposte un po' dal governo, sia per il momento particolare che per la ripresa, diciamo, economica del paese. È logico che quel tipo di investimento e quel tipo di prodotto è soprattutto per la ristrutturazione edile, per il risparmio energetico, quindi sono molto specifici nell'ambito dell'edilizia e della ristrutturazione di immobili. Quindi è un, diciamo, un tipo di prodotto che è stato pensato per poter sviluppare soprattutto quello che è il comparto dell'edilizia, in un'ottica però green, in un'ottica di risparmio energetico, quindi c'è bisogno di alcune caratteristiche. Però in linea di massima diciamo che le iniziative soprattutto di carattere economico che contraddistinguono la possibilità di investire in agricoltura piuttosto che in turismo o in altre attività, spesso hanno, diciamo, anche dei fondi regionali. Per l'agricoltura ci sono i POR e quindi la banca poi ha dei prodotti specifici che servono proprio per accelerare, per dare la possibilità agli imprenditori di poter utilizzare anche al pieno questi strumenti. Cioè, in linea di massima la banca attua una serie di iniziative che dipendono molto anche dal contesto di riferimento, cioè perché dipende molto dai fondi che vengono messi a disposizione, dalle iniziative di carattere economico. Quindi noi, di fatto, un poco di riflesso cerchiamo di accompagnare
queste idee progettuali. Però in linea di massima, cioè per iniziative, soprattutto quelle di carattere di innovazione tecnologica, eccetera, c'è sicuramente la possibilità di accedere a dei fondi anche con dei tassi che siano molto competitivi, quindi non è che c'è bisogno solo di prodotti specifici. Bene, cambiamo un po' argomento. Secondo lei il governo nei confronti delle imprese, e in questo caso poi rientrano anche la posizione che ha la banca in tutto ciò, come si sta muovendo? Sta facendo le scelte giuste nei confronti degli imprenditori? Le misure che sta adottando vanno bene per gli imprenditori oppure stanno avendo delle grosse difficoltà? Penso che un istituto bancario di importanza rilevante come il suo ne sappia qualcosa. Diciamo, questa è una domanda che presta, diciamo, il fianco a tanti tipi di argomenti, perché se contestualizziamo il momento, io penso che la tua domanda sia soprattutto rivolta all'emergenza pure pandemica che stiamo vivendo, cioè le iniziative del governo rispetto pure alle tante iniziative che si devono mettere in campo per poter aiutare imprese che sono oggi in crisi, no? Perché se facciamo un ragionamento di carattere generale, cioè se prescindiamo dalla pandemia, è logico che il governo è il motore, è colui che detta le politiche economiche e monetarie di un paese. All'interno, noi ricordo a tutti che purtroppo e fortunatamente, perché non è solo purtroppo, siamo in Europa, quindi diciamo non è solo il governo italiano che detta la politica economica e monetaria, ma questo avviene all'interno della Comunità Economica Europea. Questo significa sicuramente dare stabilità e quindi evitare che ci siano delle crisi, no? Noi abbiamo visto che da quando c'è la Comunità Economica Europea non ci sono problemi di crisi economiche molto forti, inflazione, no? C'è una certa stabilità. Però per stare a questa stabilità bisogna stare a delle regole. E queste regole poi si chiamano patto di stabilità, piuttosto, no, che altri fondi di cui stiamo sentendo parlare soprattutto in questi giorni, il MES, il Recovery Plan, cioè che sono degli strumenti che poi dopo, se volete, approfondiremo. Assolutamente. Il discorso di carattere generale qual è? Un'impresa oggi in uno scenario come questo, no, di grande stress, in cui c'è il problema dell'apertura per molti settori, non ci sono consumi, comunque si dovrebbe pagare le tasse, c'è il discorso dei dipendenti, ci sono strumenti tipo cassa integrazione, cioè sono sufficienti gli strumenti che sono stati messi in campo dal governo? Bella domanda. Il discorso è che penso che noi stiamo vivendo uno scenario che non era manco immaginabile, quello della pandemia, no? Non eravamo proprio abituati, non avevamo la possibilità manco di poterlo prendere in esame. Basta pensare che pure gli scenari di carattere economico, no? Solitamente quando si fa una programmazione economica, questa programmazione si fa sulla base di uno scenario base, cioè in cui non ci sono degli elementi esogeni che vanno a modificare quelli che sono gli elementi principali, ma anche quando si parlava di scenari di worst case, no? Di scenari avversi, si faceva riferimento a diminuzione, per esempio, del prodotto interno lordo, del PIL, di un punto, due punti. Oggi stiamo vivendo uno scenario economico che parla di un PIL a meno 8, meno 10 o addirittura meno 12%. Quindi sono degli scenari che non era manco possibile immaginare. Allora, rispetto a questo, sono stati costruite una serie di iniziative. Dal punto di vista bancario è stata data la possibilità di utilizzare le moratorie, poi ci sono stati i fondi di liquidità, voi avete sentito parlare, i famosi 25.000 euro che venivano dati attraverso il medio credito centrale, cioè sono stati posti una serie di elementi che permettevano alle aziende di poter sopperire a eventuali problemi di natura finanziaria, e questo per ciò che riguardava la banca. È logico che le misure
che tutti quanti oggi pure professano, no? Si parla, molti sentono, bisogna non far pagare le tasse, bisogna dare contributi, invece di 1.000 euro, 3.000 se ne devono dare 10.000. Io dico che bisogna essere su questo abbastanza seri, cioè nel senso, noi non dobbiamo dimenticare una cosa, tutti questi fondi sono dei fondi di debito, cioè qua non è che i 200 miliardi di euro che verranno messi a disposizione, così come i fondi del MES, così come il recovery plan, tranne una piccola parte, sono dei fondi che le prossime generazioni dovranno pagare, oppure il bilancio dello Stato comunque è composto di entrate e di uscite. Quando si dice non facciamo pagare le tasse, quando si dice diamo i contributi, sicuramente sono degli strumenti validi e importanti, però poi bisogna pure capire come li paghiamo. Quindi c'è bisogno di equilibrio in questo e soprattutto bisogna fare in modo che ci siano degli interventi strutturali che non siano i soliti interventi a pioggia, dei ristori, diciamo che è vero che possono dare un po' di sostegno economico a chi in questo momento ha delle necessità, ma quando parliamo di più di 200 miliardi di euro che dovranno riformulare e riformare anche diciamo quelle che sono un po' le alcuni aspetti della vita economica del paese, noi ci aspettiamo che vengano fatti degli investimenti strutturali in infrastrutture, nel miglioramento proprio complessivo dell'economia, che produca la possibilità di produrre ricchezza, di far crescere l'economia, perché altrimenti, cioè, quando uno ha, vi faccio un esempio molto semplice, no? Cioè 2.000 euro possono essere utilizzati o ci mettiamo e facciamo viaggi, spendiamo in beni di lusso, no? Cioè, nel senso, quelle sono delle spese, sicuramente ci danno un conforto, ci fanno stare bene, però sono delle spese che finite non produrranno, tranne diciamo la crescita economica di quel contesto, no? Che aumenta i consumi, sicuramente non produrranno degli effetti strutturali di crescita di carattere economico. Se uno i 100.000 euro li utilizza per comprare una macchina nella propria azienda, un capannone industriale, cioè sì, ci sono dei presupposti per fare della produzione, per far crescere l'economia, in quel caso abbiamo fatto un investimento e quell'investimento poi probabilmente produrrà posti di lavoro, produrrà benessere per il futuro. Allora qua stiamo parlando di 200 miliardi di euro che dovranno essere il presupposto fondamentale per la crescita e per la riforma economica del nostro paese. Quindi occhio a come li spendiamo e soprattutto, cioè, in questo a me veramente piacerebbe una cosa, che la classe dirigente e politica rispetto a questi temi trovasse veramente un'unità, perché i problemi del paese non hanno maggioranza, opposizione, destra e sinistra. Qua stiamo parlando di alcuni provvedimenti che cambieranno la vita del paese, quindi spero veramente che tutti quanti riescano ad avere un senso di responsabilità, si finisca di fare campagna elettorale e si faccia invece soprattutto quello che serve per il paese, visto che veramente ci sono delle fasce deboli, ci sono delle persone che oggi veramente non riescono a mettere il piatto a tavola, e quindi su questi aspetti bisogna, è una opportunità unica che se utilizzata male potrebbe essere veramente di difficile soluzione poi nel futuro. Luigi, a te la parola. Buonasera. Ciao, buonasera. Quanto ha influenzato l'impatto del coronavirus sull'economia del Cilento e quali sono le soluzioni che la BCC può adottare nel medio e lungo periodo? Sì, diciamo che l'impatto fortunatamente è stato meno violento rispetto ad altri territori, perché la prima ondata, quella della primavera, diciamo, dell'anno scorso, è vero che ha coinvolto il nostro territorio attraverso il lockdown, però sono stati due mesi prima dell'estate che hanno sicuramente rallentato l'economia, però anche grazie agli interventi che erano stati messi in campo, cioè le moratorie, piccoli prestiti, sovvenzioni anche da parte dello Stato,
Sicuramente l'economia ha retto. Poi dobbiamo dire la verità, quest'estate, almeno per il Cilento, è stata un'estate forse non si vedeva da tempo, perché il nostro territorio è stato un po' premiato come territorio più a portata d'uomo, con strutture più piccole, con maggiore vivibilità, clima e soprattutto ambiente pulito, hanno reso il nostro territorio come una meta molto molto gettonata, tant'è vero che nel mese di agosto e di luglio è stato veramente, c'era il pienone ovunque. Quindi da questo punto di vista, almeno fino a settembre, gli impatti del corona, tranne in alcuni settori particolari che possono essere quelli delle strutture ricettive, almeno alcune, no? Eventi, parlo di chi fa matrimoni, piuttosto che ricreative, teatro, cinema, piuttosto che altri settori, un po' dell'export, hanno risentito, no? del coronavirus. Però l'economia, almeno quella base, è quella che un po' vede nel mese di luglio e di agosto i motori principali, non sono state impattate in modo negativo, quindi almeno fino a questo momento non ci sono stati degli impatti molto molto importanti. Il discorso è che poi da settembre in poi è iniziata la seconda ondata, e quindi un po' il discorso relativo alle strutture soprattutto ricettive, bar, ristoranti, che vedono in questo momento un problema particolare, perché le chiusure non aiutano. Poi non so, alla fine lo vediamo anche noi, cioè anche quando si può uscire non c'è una vocazione al consumo, pure perché non potendo andare da nessuna parte non si fanno feste, cioè diventa un po' difficile. Quindi c'è una parte della popolazione che soprattutto vive di remunerazioni fisse tipo pubblici eccetera, che stanno in questo momento risparmiando anche parte delle risorse, una parte invece che sta soffrendo molto. In questo contesto economico, quali sono le misure che sono state messe in campo? Le misure sono soprattutto, diciamo, quelle di cui abbiamo già parlato, cioè ancora a ottobre è stato prorogato ulteriormente la possibilità delle moratorie, che probabilmente vedranno la possibilità di avere ulteriori periodi in cui non si pagheranno le rate di mutuo, e quindi diciamo già c'è un effetto, no, che va un po' a calmierare quelle che sono le problematiche di carattere economico. C'è stata un'iniezione molto forte di liquidità da parte almeno della nostra banca. Noi abbiamo fatto diverse decine di milioni di euro di interventi alle piccole imprese, c'era la possibilità anche di ristrutturare i debiti. Però per poter dire quali saranno gli effetti e che cosa bisogna fare, secondo me oggi neanche con la sfera di cristallo, perché molto dipende da quello che succederà da qua a qualche mese, perché noi abbiamo visto che questa pandemia è molto pericolosa, cioè nel senso che espone i territori e le nazioni poi a ritorni, a seconde ondate, a terze. Quindi l'unico modo probabilmente sarà il vaccino, quello, no, che potrà ridare una normalità. Però anche qua c'è un po' di preoccupazione, diciamo la verità, perché intanto ci sono casi in cui il Covid purtroppo c'è gente che l'ha presa anche per la seconda volta, il vaccino bisognerà farlo più volte durante l'anno, c'è tutta una serie di problematiche che secondo me oggi ancora non abbiamo la possibilità un po' di prevedere. Molto dipenderà anche dei fondi di cui abbiamo parlato prima, no? Il MES piuttosto che il Recovery Plan, cioè dall'utilizzo di questi fondi. All'interno di questo ci sono delle regole stringenti per le banche che comunque non daranno la possibilità di fare tutto ciò che è possibile. Quindi bisognerà vedere molto in che modo interverrà l'Europa, in cui interverrà il nostro governo. Noi faremo la nostra parte, però sicuramente non è semplice prevedere quali saranno gli strumenti. Io quello che posso dire è che, così come siamo stati molto vicini ai nostri clienti, alle imprese fino ad oggi, lo saremo ancora con gli strumenti che verranno messi a disposizione. Però gli impatti economici, sinceramente, ci preoccupa molto più quello che dovrà avvenire,
Perché, ripeto, il primo urto, quello di aprile, di marzo, noi l'abbiamo visto un po', no? Siamo stati spaventati da quello che vedevamo in altre regioni, siamo stati molto prudenti. Quello che un po' preoccupa è quello che sta succedendo da oggi in poi, perché abbiamo visto gli effetti del Covid, le strutture sanitarie che vanno in difficoltà anche dalle nostre parti, la paura, che alla fine, quando c'è un sentimento di paura, contrae l'istinto a consumare, a investire, e questo diciamo che in un paese è molto più difficile pure dei problemi oggettivi, no? Quando non c'è ottimismo, non c'è fiducia nel futuro, diventa molto difficile fare economia. Bene, bene. Antonietta, a te la parola. Buonasera. In questo momento di crisi economica, quali sono i requisiti per una startup innovativa? Quale consiglio si può dare? Di un buon Grazie. business planning, quindi c'è, cioè, nel senso, un progetto che ci faccia capire, e che faccia capire soprattutto all'imprenditore quali sono le prospettive economiche e quindi se c'è sostenibilità di quel business, e questa è la cosa principale di ogni startup. Quindi una buona idea, e quest'idea bisogna costruire, diciamo, la modalità per poter produrre beni e servizi e verificarne la compatibilità economica. Grazie. Grazie. Esther. Buonasera. Io volevo chiederle se la banca prevede dei servizi dedicati ai giovani e se ci sono degli sportelli, informativi anche per quanto riguarda i business plan che citava poco fa. Sì, intanto noi all'interno della nostra compagine sociale abbiamo un gruppo di giovani soci. C'è proprio il club dei giovani soci che ha un organo, a vita propria, quindi fa anche delle iniziative, anche rispetto alla domanda proprio che hai fatto. Cioè, l'anno scorso abbiamo fatto degli incontri in cui era stato attivato quasi una sorta di sportello giovane in cui varie professionalità si mettevano a disposizione per poter consigliare e accompagnare i giovani nelle loro iniziative di carattere imprenditoriale. È logico che la banca è molto vicina non solo alla compagine dei giovani soci, ma a una serie, naturalmente, di prodotti, sia per l'attivazione di carte di credito, di conti agevolati per gli studenti. Tra l'altro c'è anche la possibilità di usufruire di finanziamenti che sono stati, messi a disposizione dalla Comunità Economica Europea per finanziare gli studi, no? Fino a 50.000 euro, questa è un'ottima iniziativa, l'abbiamo anche noi pubblicizzata. E poi, ripeto, tutte le agenzie hanno preposti e specialisti che all'occorrenza daranno una serie di informative a tutti coloro che vogliono intraprendere un'attività di carattere economica. E poi, rispetto allo sportello, uno sportello proprio specifico che sia il motore, diciamo, per poter sviluppare una serie di iniziative, era stato predisposto da parte dei giovani soci, poi un po' siamo stati anche rallentati dall'epidemia che un poco ha rallentato un po' tutte quante le attività, però in linea di massima c'è questo club di giovani soci, anzi a disposizione anche per qualora ci fossero delle iniziative da poter intraprendere insieme, quindi poi vi metterò in contatto al limite con loro per poter fare pure qualcosa insieme che è utile. Va bene, grazie. Bene. Pensa che questo momento che stiamo vivendo, potrebbe essere considerato anche, un momento di sviluppo e, tra virgolette, aggiornamento per quanto riguarda alcuni settori. Parliamo di smart working, cose che magari prima non eravamo neanche pronti ad accettare. Già lo è stato, penso, no? Una delle poche cose positive, ma quando si usa il termine positivo rispetto a 60.000 morti bisogna essere molto cauti e rispettosi, però sicuramente c'è stata un'accelerazione fortissima degli strumenti, di tecnologia, e questo l'abbiamo visto perché tutti, hanno intrapreso una serie di iniziative, di attività. Che per forza di cose, perché noi siamo stati obbligati, no? A utilizzare alcuni strumenti che prima di questa pandemia sicuramente non venivano utilizzati. Anche l'utilizzo dello smart working, che oggi la nostra banca
oggi a più del 30%, no, di smart working aperto, faccio l'esempio nostro, no, perché è quello che conosco sicuramente meglio, ha aperto delle frontiere che prima non venivano proprio prese in considerazione. Cioè lo smart working non soltanto come risposta alla pandemia, ma anche come agevolazione per migliorare la qualità di vita dei lavoratori. Così come l'utilizzo, diciamo, della possibilità di videoconferenze anche per assistere la clientela, che noi abbiamo subito predisposto con i nostri clienti, l'attivazione anche di servizi di carattere tecnologico sicuramente più spinti. Quindi da questo punto di vista penso che l'Italia abbia fatto un salto in avanti almeno di qualche anno. È logico che ancora abbiamo dei ritardi che purtroppo sono strutturali, la banda larga piuttosto, no, che la connessione, la possibilità di accedere per tutti. Noi vediamo pure per la scuola, no? Cioè il fatto che non tutte le scuole erano attrezzate per poter gestire in rete questo tipo di programmazione, no? Quindi alcune volte le linee non si connettono bene, cadono se c'è troppa, diciamo, attività all'interno delle piattaforme. C'è da investire, ci sono anche delle spese, cioè uno dei presupposti, per esempio pure del recovery plan, cioè una del, non delle condizioni, perché il recovery plan, diciamo, rispetto al MES non ha delle condizioni diciamo molto restrittive, però uno dei presupposti è che gli investimenti dovranno permettere l'innovazione anche tecnologica, cioè il miglioramento di alcune componenti, tra le quali quella tecnologica e quella della rete, che sicuramente oggi darà la possibilità anche al nostro territorio di poter meglio essere competitivi rispetto ad altri. Quindi e noi ce lo auguriamo. Speriamo. Bene. Presidente, la ringrazio vivamente per la sua presenza e la sua disponibilità. Purtroppo il tempo a nostra disposizione, ahimè, è terminato. La volevo ringraziare fortemente. E arrivederci alla prossima volta. Grazie a voi. Spero che ce ne sarà occasione. Un'opportunità, quella di potermi confrontare con i giovani, a me piace molto, mi arricchisce e fa anche capire quali sono le vostre esigenze. Quindi noi siamo a disposizione, ogni qualvolta voi avrete la necessità di un confronto, di un'iniziativa. Questa è anche la vostra banca, la banca del territorio, e sfruttate la possibilità, diciamo, di avere questa banca anche come vostro partner. Quindi grazie a voi e speriamo di incontrarci presto. Grazie. Siamo giunti al termine di questa puntata. Vi ringrazio e arrivederci alla prossima con ANG Radio Agropoli Generation. Stay tuned. ANG in radio. Più di prima. L'Agenzia Giovani nel tuo territorio. Da Agropoli Generation è tutto. Progetto finanziato dal bando ANG in radio più di prima di Agenzia Nazionale per i Giovani grazie ai fondi del Dipartimento Politiche Giovanili e del programma europeo Erasmus+.